Afrodite per i greci, o Venere per i romani, è la dea dell'amore, colei che rappresenta la forza rigeneratrice dell'universo. Figlia di Urano, i cui organi sessuali tagliati da Crono caddero in mare, Afrodite nacque appunto dalla schiuma del mare di Citera nel V secolo a.C. Da allora, associata ai fiori, ai profumi, alla bellezza in genere, venne adorata come dea della fecondità, ma anche del piacere. La ricerca del piacere, o se vogliamo, la soddisfazione del desiderio, è uno dei bisogni primordiali dell'uomo. Sebbene siano ancora sconosciute le cause scientifiche che spieghino la nascita del desiderio, si sa almeno che lo stimolo sessuale nasce nel cervello, e precisamente da una ghiandola, l'ipotalamo, che, guarda caso, regola anche la fame e la sete. Esistono quindi analogie fra il piacere sessuale e quello della tavola? Entrambi rappresentano la soddisfazione di bisogni o appetiti primari. Rispondono inoltre a due necessità fondamentali per la conservazione della specie umana: quella di riproduzione per il sesso e di sussistenza per il cibo. Ed ancora si può dire che la successione degli stati animici attraverso i quali l'uomo ottiene il piacere è la stessa in entrambi i casi. Cioè, tensione e desiderio, fruizione dell'oggetto desiderato, cibo, uomo, donna che siano, soddisfazione, calma, calo dell'appetito. Ma il piacere della tavola non si limita solo al momento di gustare il cibo. Non c'è cuoco o cuoca che si rispetti che non dimostri e dichiari il piacere con cui sta attorno ai fornelli. Cucinare, al di là di un obbligo ed una necessità, diventa quindi per molti un hobby, una passione, una forma d'esprimersi, un'arte. Tutti noi abbiamo avuto una mamma, chi non se lo ricorda, chi ci raccomandava. Ricordati, la via dell'amore passa attraverso lo stomaco. Non c'è forse nei vostri ricordi una simbiosi cibo e amore? Ricordate la vostra prima scampagnata con l'amica di scuola? E quelle fragole, quel succo delle fragole che le sgorgava dalla bocca? Oppure quelle cialde al cioccolato comprate al negozietto vicino a casa per portare all'amica di scuola al suo primo compleanno? Ma come organizzarsi per passare una piacevole serata? Innanzitutto, la prima preoccupazione è quella del menù, di cosa proporre a tavola. Naturalmente deve essere qualcosa di raffinato, qualcosa di stimolante. Penserete sicuramente, come me, d'altronde, alle ostriche. Delle ostriche freschissime, adagiate su un letto, ghiaccio trito. Non per niente Gian Giacomo Casanova li definì uno sprone al lavoro. E lui che se ne intendeva, se ne cibava con 50 a colazione. Sotto un profilo prettamente fisico, possiamo dire che contengono zinco. La mancanza di questo minerale porta a dei disturbi sessuali. Un apporto di vitamina E che ha delle proprietà di virilità e di fecondità. Naturalmente, perché non pensare anche al caviale, queste uova di storione femmina, che già pregustate sul palato quando si rompono, si schiacciano, questo sapore morbido, caldo. Prendiamo del burro e lo facciamo fondere nella padella. Lo spezzettiamo per facilitare la fusione. Aggiungiamo un trito di cipolla, un pizzico d'aglio tritato e facciamo appassire il tutto.
questo punto aggiungiamo del cerfoglio e dell'erba cipollina. Quando il burro si è aromatizzato con questi ingredienti, mettiamo un trito di spinaci precedentemente vessati e ben strizzati. Facciamo ben rosolare. Aggiustiamo di sale. E terminiamo la cottura. Mettiamo in una terrina della ricotta. Aggiungiamo gli spinaci che precedentemente avevamo imburrati in padella. Iniziamo ad amalgamare il tutto. Del parmigiano grattugiato, e lo spolveriamo abbondantemente con della noce moscata. Lavoriamo il tutto finché non diventi omogeneo. A questo punto possiamo iniziare a formare delle piccole ciliegine. Aiutandoci naturalmente con le mani, e passeremo nella farina. Imburriamo leggermente una cocottina da forno. Adagiamo le ciliegine che avremo precedentemente vessato in abbondante acqua salata. Nappiamo il tutto con una bechamel arricchita con formaggi. Spolveriamo le ciliegine con del tartufo insaporito ad olio vergine e aglio. Ed ora aggiungiamo delle lamelle di funghi porcini. In forno le cocottine con le ciliegine di ricotta e spinaci stanno prendendo colore. Ma Afrodite? Afrodite continua con la sua bellezza e la sua generosità a suscitare la fantasia ed i sogni erotici degli esseri umani. Da lei presero il nome le pozioni di filtri d'amore che popoli di diverse culture hanno inventato sia per sedurre che per migliorare le proprie capacità amatorie. Così anche certi fiori assunsero la fama di afrodisiaci solo perché da lei protetti o amati. Come la rosa, ad esempio. Gli antichi romani ornavano la statua di Venere con una corona di rose ed anche gli sposi la portavano sul capo durante la cerimonia di nozze. O l'orchidea. Fra i greci ed i romani si diceva che la radice dell'orchidea selvatica
provocasse il fuoco della passione. E che dire delle erbe? Coronata da una ghirlanda di mirto, Afrodite ricevette da Paride il premio della mela d'oro per la bellezza. E con il mirto i romani decoravano le loro feste di nozze. Anche l'origano è collegato ad Afrodite. Pare infatti che dall'alito dolce della dea ricevesse il suo caratteristico profumo. L'erba di Venere, poi, o erba veneris, non è altro che la delicata verbena. Mettiamo a sciogliere nella padella due noci di burro. Lasciamo che si sciolga lentamente. Una volta sciolto, aggiungiamo un trito di cipolla e dell'aglio tritato, delle foglioline di salvia, e lasciamo appassire il tutto. A questo punto aggiungiamo del prezzemolo tritato finemente. Lasciamo appassire dolcemente i vari ingredienti e solo allora possiamo mettere i gamberi. A questo punto poniamo di nuovo la padella sul fuoco e portiamo lentamente a cottura. Mettiamo del sale, del pepe, una volta ben rosolato da ambo le parti, possiamo bagnarlo tranquillamente con del vino bianco. Alziamo la fiamma e lasciamo evaporare. Aggiungiamo della vodka molto secca. Prendiamo le punte d'asparagi, le lasciamo insaporire nel fondo di cottura. A questo punto possiamo disporre il pesce sul piatto di portata. Ecco il momento in cui la fusione di vari elementi enogastronomici vi porta a farvi sentire in un novello Casanova. Da gran gourmet quale vi sentite, decantate quel vecchio rosso che tenevate per le grandi occasioni e siete certi che il vostro Angus all'imperiale speziato non avrà niente da farti invidiare da un grande chef. Aver accuratamente ripulito il lombo, lo adagiamo su una placca da forno. Lo saliamo da ambo le parti. Aggiungiamo del pepe macinato al momento, spolveriamo il tutto con delle spezie di Provenza
Nappiamo il lombo con del lardo macinato, precedentemente condito con varie spezie ed aromi. Aggiungiamo dei rametti di rosmarino. Delle foglioline di salvia. Ci possiamo aiutare picchettando il lombro, così prenderà più sapore con i vari aromi. Spezzettiamo dell'aglio fresco. Mettiamo della cipolla, premiamo del limone sulla carne per assodarla, diroriamo il tutto con dell'olio extravergine d'oliva. Ed ora possiamo infornarlo tranquillamente. Secondo la tradizione, in tutti gli alimenti è possibile trovare quelli con particolari poteri afrodisiaci. Ne fanno parte certamente tutti quelli conosciuti come energetici. Ma chi troneggia indisturbato è un fungo dall'aspetto misterioso e dall'invadente profumo. Il tartufo, celebrato fin dal primo Rinascimento come forte accensore di passioni sessuali. Il tartufo è forse l'unico alimento la cui funzione afrodisiaca sia stata scientificamente accertata. Si è scoperto infatti che dietro l'intensità con cui certi animali vanno a scovare i tartufi ci sia un inequivoco fondamento sessuale. La fantasia cammina a pari passo con l'eccitazione. Perché ora non cimentarsi con delle crepe flambé farcite con frutta esotica, miele d'acacia e cognac dannata? Il miele, nettare degli dèi, decantato tanto dagli antichi per le sue proprietà afrodisiache. Lasciamo sciogliere del burro alla padella. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero. E lasciamo caramellare. Aggiungiamo del succo d'arancia. E lentamente aspettiamo che lo zucchero si sciolga. Adagiamo una crepe. Facciamo impregnare ambo le parti del fondo di cottura. La facciamo con della frutta esotica lasciata macerare nel miele. Chiudiamo il tutto a fazzoletto. E la bagniamo con dell'ottimo cognac.
Se è vero, come dicono alcuni, che gli alimenti chiamati afrodisiaci non abbiano in realtà alcun effetto sulla libido e siano invece, come la bella Afrodite, solamente un mito, non lo sappiamo. È l'uomo l'unico autore dei propri miti. Nessuno sa con certezza se essi nascano da elementi della realtà o siano interamente frutto della sua fantasia. L'unica cosa che conta è, forse, che sono stati creati per credervi. È possibile, quindi, che gli afrodisiaci siano stati tramandati nel tempo non per un reale potere di sollecitare il piacere, ma solo perché qualcuno ha semplicemente creduto intensamente nel loro effetto e lo ha ottenuto. È sempre lì, dunque, dove dobbiamo cercare, nella nostra mente, nella forza del nostro pensiero e della nostra volontà. Può darsi. In ogni modo, buon appetito. Thank you.